bastano due dita per vincere i chili in più. Meno di questo e più di questo. Ma no, ma basta, Fabio, ancora con questa fissazione del latte parzialmente scremato, ne abbiamo già parlato. Allora, caro, ti do una notizia. Una tazza di latte parzialmente scremato contiene all'incirca 50 calorie in meno rispetto a una tazza di latte intero. Punto. E datti una sistemata che prima mattina sembri un ladro. Papà, ma parli da solo? Hai lavato la faccia? No. Fila. Scusa, allora tu togli due cucchiaini di zucchero così almeno siamo pari. Allora non hai capito, io metto due cucchiaini di zucchero proprio perché prendo il latte parzialmente scremato, quindi me lo posso permettere, punto. Ah sì? E allora io mi vedo costretto a darti una notizia, caro mio. Lo zucchero, ancorché già presente nel latte, non sostituisce i nutrienti del grasso presente nel latte intero, sicché il tuo assunto viene meno per logica, sostanza e forma, punto. Ma come parli? Come te. Papà, ma parli ancora da solo? Hai lavato i denti? No. E vai a lavare i denti, su Tommaso, dai, sì. Che è tardi. Oddio! Ah. È terribile questa cosa, non la fare mai più.